bentornati, io sono Null. Oggi vi farò una nuova recensione di Maghera Minghi, il torneo del re del mondo. L'ha scritto Pier Domenico Baccalare e l'ha illustrato Andrea Alemanno. Questo libro parla di questo bambino che ha due bambini in realtà, che sono molto amici, i migliori amici diciamo, che hanno truffato una persona con delle cartoline, dei francobolli falsi, e il signore che è stato truffato se n'è accorto, perché uno dei due fratelli e amici si è dimenticato di cambiare la data e quindi lui se n'è accorto e li ha rincorsi, però loro avevano la moto e quindi sono andati più veloci e sono andati a casa dell'amico. A casa dell'amico hanno incontrato delle persone, hanno incontrato una ragazza che però era una maga, non una maga vera, era una maga, diciamo, che però era una maga che però non poteva studiare, diciamo così, era una maga che però non poteva studiare. E gli ha ordinato delle parole. Gli ha ordinato: scendi dalla moto e sprofonda. E a un certo punto il terreno era diventato sabbie mobili e lui stava sprofondando con la moto, però lui non voleva scendere. Poi sono arrivati dei cattivi che gli hanno scagliato un incantesimo e il bambino ha ripetuto quell'incantesimo perché l'ha sentito nella sua mente e proprio l'ha deviato. E è da lì che è nato questo legame tra la bambina e il bambino, perché si sono conosciuti e hanno voluto fare il torneo dei maghi, dove non hanno partecipato mai dei maghi raminghi, cioè quelli che non potevano andare a scuola. Non hanno mai partecipato. Sì, il torneo si situava in un lago dove c'era una città tipo allagata, dove c'era solo un campanile che si vedeva. E per la città, per il torneo, la città veniva ghiacciata, perché sennò non potevi camminarci sopra. Però nel torneo potevi scegliere quattro cose, quattro parti, diciamo. Il più difficile da attaccare e il più facile da difendersi era proprio il campanile, perché se c'era l'acqua o il ghiaccio, se facevi l'incantesimo, c'era l'acqua e il ghiaccio, e quindi era difficile da penetrare, diciamo. Invece era facile attaccare per quelli che erano al campanile. Era facile attaccare perché se tu ti portavi, visto che eri un mago, visto che si partiva solo maghi, tu ti potevi portare degli stivali apposta per camminare sull'acqua e quindi potevi camminare liberamente sull'acqua e gli altri invece non potevano. Oppure se facevi un incantesimo e ghiacciavi tutto il lago. Infatti i maghi, quelli che hanno studiato benissimo, hanno scelto proprio il campanile per mettere ancora più in difficoltà i maghi raminghi. Ma loro non si sono scoraggiati e ogni volta che il fratello, perché l'altro fratello non ha partecipato, ha partecipato solo il fratello e la ragazza. Ogni volta che il fratello sentiva un incantesimo che gli si scagliava contro, lui lo ripeteva e o lo schivava o lo ritirava addosso. E quindi per gli altri non ci credevano, perché alcuni erano tipo di settimo interludio, erano tipo degli incantesimi che ci metti un anno a impararli, invece lui li aveva solo ripetuti ed erano riusciti a farli. Secondo voi, come andrà il torneo? Lo lascio scoprire a voi. Comunque, questo libro parla di maghi, è molto bello, simile ad Harry Potter, con qualche simiglianza, diciamo così, similitudine anzi, con qualche similitudine, ma il resto è completamente diverso, però ti dà la stessa, diciamo, atmosfera. È anche molto bello.
Comunque, siete tornati dalle vacanze? Spero di sì. Visto che il 12 è cominciata la scuola, spero che sarete pronti per affrontare il vostro nuovo anno. Fatemi sapere se state bene. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, arriviamo a 20 like e...